Poi, eccoci di nuovo. Dobbiamo condire gli altri gnocchi prima che si freddino. E quindi, vi ricordate? Ieri ho preparato tutta questa bella crema di zelli. E adesso ci condiamo un po' di gnocchi. Quindi, preparate la padella, sta scaldando. Mettiamo un pochino di olio e poi ci rosoliamo del bel guanciale, che con i piselli ci sta proprio bene, ok? Quindi abbiamo qua un bel pezzo di guanciale e adesso lo tagliamo, ok? Togliamo la padella. Facciamo il nostro guanciale a pezzettini. Mi vedete? Sì, mi vedete. Dobbiamo solo tagliare un po' di guanciale, non dobbiamo fare nient'altro. Lo andremo a rosolare per benino e andremo a condire i nostri gnocchetti. Adesso, una volta rosolato, un pochino lo terremo da mettere croccante sopra i nostri gnocchi, ok? Quindi lo tagliamo. Poi abbiamo del grana, utilizzeremo anche quello. Diciamo che è un piattino invernale, Un bel piatto invernale. Oh, abbiamo questo. Tre belle fette di guanciale alla faccia dell'avarizia. Ecco qui. Adesso lo facciamo andare, lo facciamo rosolare un pochino, per benino, come quando facciamo la carbonara. Lo facciamo rosolare bene bene, non utilizzeremo vino. Il vino lo utilizziamo quando facciamo la matriciana. Ok. Mamma mia, che profumo anche questo. Oh, ben trovati. Come vi dicevo prima, adesso ci andiamo a condire anche gli altri gnocchi. Prima li abbiamo fatti col pesce, adesso li facciamo con la crema di piselli e il guanciale, con un po' di grana. Sì, avevamo la crema di piselli pronta, quella che ho fatto ieri. Buona, ovviamente l'abbiamo in un bel frigorifero, dove i piselli sono stati fatti, c'è stato fatto un piccolo soffritto di cipolla, c'è stato sfumato con il vino, sono stati messi i piselli, un po' d'acqua, li abbiamo salati e li abbiamo fatti andare fino a cottura ultimata e abbiamo qui questa bella crema. Ora, i piselli con il guanciale si sposano benissimo. Prendiamo il nostro bel guanciale, come avete visto ho messo pochissimo olio, perché il grassetto del guanciale deve andare a sciogliersi e sarà quello che darà il sapore al nostro bel piatto. Ok? Ecco qua. Gli gnocchi che abbiamo cotti prima sono ancora qui, belli, caldi, caldi, caldi. Non ho gettato l'acqua di cottura, perché eventualmente se ci occorre per mantecare bene l'avremo a disposizione. Ecco qua, ci siamo, eh? Poi un pochino di guanciale lo togliamo quando è bello rosolato e lo metteremo sopra il nostro piatto, bello croccante. Ecco qua, ancora un po' e ci siamo, eh? Ecco qui, eccolo. Facciamo diventare bello croccante croccante. Grazie Angelo. Dopo facciamo anche la nostra zuppetta con le vongole, mi raccomando. Dopo ci facciamo noi la nostra zuppettina con la nostra patata americana e le vongole e i funghi porcini.
che a me piacciono tanto, sia le uvole che i funghi. Oh, ecco qua, ci siamo. È diventato bello croccante. Vediamo. Un pochino, un ciuffetto. Qua. Aggiungiamo la nostra crema di pelli. Questa quantità, mettiamo anche un pochino di acqua di bottiglia, e ci facciamo un saporito bene bene. E possiamo aggiungere i nostri gnocchi, voilà, questi nostri gnocchi. Andiamo. Aggiungiamo un pochino di acqua, così li facciamo prendere molto sapore. Che lo gnocco possa assorbire tutto il sapore del nostro condimento. Ricordate che la mantecatura è il segreto principale dei nostri primi piatti. Okay. Poi a fuoco spento metteremo un po' di grana, mantichiamo e un pochino lo metteremo sopra. Vado a prendere un bel piattino. Eccoci qua, abbiamo preso un bel piatto e possiamo procedere all'impiantamento. Ci siamo quasi. Belli cremosi cremosi, andiamo a spegnere il fuoco, aggiungiamo, ciao Carlo, grazie, sei molto gentile, mettiamo il nostro grana, se volete un sapore un po' più forte potete aggiungere del pecorino, questa è la scelta del vostro gusto. Anche con una crema di zucca, ecco, magari con la zucca optate per del pecorino, perché la zucca è ancora più dolce dei piselli. Okay. Andiamo a mettere. Chiudiamo il nostro piatto, così facciamo una bella presentazione. Ok. Perfetto. Possiamo mettere un pochino di colore. Ci
cioè Roberta gli piace tanto colorare i piatti, eh sì, e già prende un altro aspetto, e un pochino di parmigiano fatto a scagliette di rana, così lo sentite. Beh, ragazzi, anche questo non scherza, eh? È una bella goduria. Eccolo qua, pronto. Questa è un'altra ricetta per il nostro inverno. Anzi, i piselli li trovate tutta la stagione, li trovate su gelati, quindi fare una crema di piselli è molto semplice. Basta cuocerli, frullarli e il gioco è fatto. Beh, ci vediamo tra un po' per la ricetta alternativa, ok? Baci baci, a dopo, ciao!